Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi parlo dell'ultima lettura che ho proprio finito pochi istanti fa, che è La saggiatrice di Giuseppina Torregrossa, nell'edizione di Rubbettino. Il numero di pagine è di 153, compresi i ringraziamenti, e il costo è di 14 euro. Allora, penso che sia ormai il quinto o il sesto libro di questa autrice che leggo e devo dire che comunque mi è piaciuto, anche se forse un po' meno degli altri. Gli ho attribuito 3 stelle su 5. È una storia comunque molto appassionata. Uno dei tratti distintivi della Torre Grossa è che comunque scrive moltissimo di sesso. Ma proprio anche dal punto di vista fisico ne parla molto, forse anche perché comunque lei è una ginecologa, quindi diciamo che troverete che ne parla in maniera molto carnale, molto appassionata, anche se in realtà non è che il libro è dedicato interamente a quel tema. Ce ne sono soltanto alcune pagine, ma comunque diciamo che risalta molto questo tratto, risalta molto nelle sue pagine. Sostanzialmente questa è la storia di questa donna che a un certo punto si ritroverà sola, senza il marito, sola con i debiti e due figlie da crescere. Il marito un giorno sparisce, siamo comunque in Sicilia, più precisamente a Palermo, e inizialmente lei è disperata, perché comunque ha tanti debiti, ha il mutuo della casa da sostenere e due figlie comunque da mantenere, che non è proprio semplice. E sua sorella, che è una tipa molto particolare, la incita a ritirare quello che è un ex magazzino di suo padre, che è malato, non usa più, dimesso completamente. Fatto sta che si lascia un po', come dire, prendere da questa idea che ha sua sorella, e in breve tempo riescono a rimettere a posto questo magazzino, farà diventare un negozietto in cui lei serve anche da bere e da mangiare. Nel giro di poco comunque il negozio ingrana, soprattutto per quanto riguarda la stagione estiva, perché si trovano vicino al mare e quindi riesce un po' a sfruttare l'onda del turismo. Quello che scoprirà di se stessa, soprattutto però quando il negozio si svuota, soprattutto durante l'orario di pausa pranzo, e riuscirà a riscoprire una se stessa molto diversa rispetto a quella che era un po' la madre di famiglia e la moglie. Una persona diversa, ancora in grado di potersi riscattare col suo corpo e con le sue forze. E questo servirà proprio a farla ricrescere anche come persona, farla rinascere proprio. Diciamo che la nostra protagonista subirà una seconda rinascita grazie appunto all'allontanamento del marito, che in un primo momento era stata una cosa traumatica, ma che poi in realtà le è servito proprio come percorso personale interno per darsi di nuovo lo slancio. E proiettarsi in questo nuovo mondo che riesce a gestire fin troppo bene senza di lui. Anzi, pensarci bene, non le manca nemmeno così tanto. Ecco, quindi sostanzialmente questa è un po' la storia. Poi il libro vedete molto breve, quindi in poche ore lo terminate. Riflessione personale, sì, è ripeto, una lettura piacevole. Mi è piaciuto un po' meno rispetto agli altri suoi libri, forse proprio perché diciamo che si sottolinea forse un po' troppo questo lato sessuale e poi mi sembra quasi un po' troppo forzato in alcuni tratti, questo continuare a sottolineare i rapporti che ha molto, come dire, ha dei rapporti anche con persone che magari vede poco
pochissimo, vede per la prima volta e mi sembra tutto un po' troppo, ecco, forzato e a tratti finto, diciamo che nella vita reale, a meno che io ne sia completamente fuori da questo mondo, comunque difficilmente una che ha un negozio riesce poi a giostrarsi anche una serie di scappatelle e amanti varie. Comunque, diciamo che tutto questo fa proprio crescere la nostra protagonista. Quindi all'interno della trama in realtà ci stanno anche questi momenti un po' piccanti, ecco, diciamo così. Ecco ragazzi, quindi questa è la mia lettura appena conclusa. Tornerò a leggere gli ultimi libri che mi mancano in realtà della lista che vi ho fatto vedere all'inizio di gennaio. Mi è arrivato l'ultimo libro che aspettavo, che appunto è La terza inquilina, e vedrò un po' se leggere quello di P.D. James. Per il momento è tutto, io vi aspetto sempre qui sul mio canale. Un bacio, ciao!